chi è quel brutto lavoro lì? È tua! Cioè nessuno si voleva prendere la colpa. Occhio, brotate la psi menga fer. Beh, sai cosa ti dico, Giorgio? Può solo migliorare. Ce l'ho fatta, sono qui per dire a tutte voi ragazze, il mio messaggio di stasera è mai perdersi d'animo, ragazze, perché non è facile essere donna, specialmente quando non se ne accorge nessuno che sei una donna. Una fila di grembiulini blu in piedi dietro e una fila di grembiulini rosa in ginocchio davanti ai blu. Ma io ero giovane, ottimista e ci provavo. Io lo ripetevo imperterrita ogni complimento subito. Ma guarda che bel bimbo! Grazie, non sono un bimbo. Una bimba, come sei alto? Sì, scusi, non sono un bimbo. Come sei educato? Non sono un bimbo. E a un certo punto ogni domanda mi sembrava un'allusione. Che squadra tieni? No, non sono un bimbo. Non avevo mai ricevuto niente se non il nuovo aspirapolvere folletto per le brave donnine di casa. Mi è sembrato di capire che Sonny fosse il mio cavallo nato e ho deciso di non guardargli in bocca. Sfregiala! Sfregiala Alessia! Le bambine, temendo il collasso ormai prossimo delle madri, si vedono costrette a mettersi contro. La folla dei maschi chiamano rissa, rissa, rissa. Ubbidisci a tua madre, stronza! La Federica, per amore della madre, chiede scusa all'amica e con la stessa mano che prima cingeva il loro vincolo le disegna 5 soldi sulla faccia belli in diagonale, una sgraffignata degna di un felino. Ma cosa accade? La mamma della Federica non è ancora contenta. La Federica, chiedendo nuovamente scusa, sputa in un occhio ad Alessia, la quale, con un occhio chiuso e la bocca aperta, la faccia strisce bianche e rosse, stordita dalla lite, sconvolta dal tradimento dell'amica ed evidentemente un po' rallentata da tutto quello che Xanax assimilato durante l'allattamento, ha assunto un aspetto oramai impresentabile, non ci sono più dubbi, il titolo Miss Baby Cozza di Verbania 93 va a Alessia. A cui piacciono certe cose da maschio. Fatevene tutti una ragione. Essere donna? No. Ecco, già cominciamo. Chi è? Arco vostro. Ti ho anche riservato i posti migliori, ma cioè veramente, guarda, dove eravamo rimasti? Avrai in mente per me ben due doni, no? Ok, l'originalità, no, essere donna, no. Oh, grazie, comunque, lei è la mia estetista, perché ridete? È vero, sì, fa ridere.